Ciao a tutti, sono Giulia di Briciole Puntini e questo è il primo di una serie di video nei quali vi voglio far vedere tutti gli attrezzi Dremel che ho utilizzato nei miei lavori. Vi voglio mostrare un po' come si usano e insegnarvi anche una serie di trucchetti che ho imparato nel tempo e che mi sono stati molto utili. Il primo attrezzo che vi voglio mostrare oggi è il Dremel MotoSaw, che è il seghetto da traforo compatto che ha l'archetto staccabile, perciò che potete utilizzare sia fissato al tavolo sia tenendo in mano l'archetto. È un traforo che serve per tagliare con precisione vari materiali, tra cui legno, metallo e plastica, e che io ho utilizzato praticamente per quasi tutti i lavori con il legno che trovate nel mio blog. Il Dremel MotoSaw è contenuto in questa pratica valigetta di plastica. All'interno troviamo il supporto da banco, che serve per utilizzare il seghetto fissandolo al piano di lavoro. Il supporto ha anche un comodissimo foro per l'aspirapolvere, che è molto utile se ad esempio lo utilizzate in uno spazio chiuso. Per fissarlo al tavolo non si fa altro che utilizzare questi morsetti, che sono dei normalissimi morsetti come quelli per fissare la macchina per la pasta, si inseriscono in questi spazi e si avvitano al tavolo. Poi abbiamo la bima per il taglio dritto o inclinato, grazie alla quale possiamo scegliere un'inclinazione di taglio specifica che vogliamo mantenere e diciamo lei ci aiuterà a mantenerla. Viene inserita in queste guide apposite, poi con il goniometro andiamo a regolare l'angolo che vogliamo, che può essere ad esempio 90 gradi piuttosto che 45 gradi, la blocchiamo e siamo certi che il taglio sarà esattamente dell'inclinazione che abbiamo scelto. E poi troviamo il seghetto da traforo vero e proprio, che è l'archetto. L'archetto ha un comodissimo piedino che è molto simile a quello della macchina da cucire e che serve sia come guida di taglio sia per impedire che le dita possano finire sotto la lama. Poi ha l'interruttore di accensione, un regolatore di velocità che quindi stabilisce quanto veloce si muove la lama. E questo è la leva che serve per la sostituzione della lama, che dopo vi faccio vedere come si può inserire. La profondità dell'archetto mi determina quanto grande può essere il pezzo di legno che posso tagliare, perché chiaramente la dimensione massima è data dal limite del braccio del traforo. Dopo aver fissato il supporto al piano di lavoro con i morsetti come vi ho mostrato prima, possiamo procedere ad inserire l'archetto, che semplicemente si va ad abbottonare nello spazio apposito. E a questo punto andiamo a scegliere le lame da utilizzare. Per il legno in particolare ci sono due tipi di lame e vi dico anche poi i codici se le dovete prendere, quindi sono MS51 per le lame più grosse ed MS52 per le lame più sottili. Quindi, cerco di mostrarvi un po' la differenza tra le due lame, per cui di base sono due lame da legno che si differenziano semplicemente per la dimensione dei denti di taglio. Per cui quella più grossa serve per tagliare legno fino allo spessore di 2 cm. Ad esempio, tra i lavori che ho realizzato c'è questo riccio portabiglietti oppure questo albero di Natale, per cui vedete più o meno questo è lo spessore del legno. Potete tagliare anche del legno più sottile, però in quel caso avrete una minore precisione di taglio. Perciò diciamo che la scelta dipende sia dallo spessore del materiale sia dalla precisione del taglio che volete ottenere. Con la lama più sottile invece possiamo tagliare i legni di spessore inferiore. Diciamo che in generale la lama con i denti più piccoli ci consente di avere una precisione di taglio maggiore, per cui di solito è meglio indicata per il legno più sottile, quindi ad esempio un compensato che parte magari dai 4 mm fino a 1 cm o 1 cm e 2 e mi permette di avere dei tagli più precisi anche e soprattutto se ho delle piccole curve. L'aspetto negativo è che dovrete andare un po' più piano, soprattutto con il legno più spesso, perché altrimenti rischiate di rompere la lama.
Questi sono tre esempi di compensato che ho tagliato con questo tipo di lame, per cui vedete tre diversi spessori e il taglio è comunque, questi non sono ancora carteggiati, perciò il taglio è molto preciso anche semplicemente con la lama del traforo, perciò prima del carteggio. Montare e smontare la lama del Dremel Motosaw è molto facile. Per smontarla, come prima cosa alziamo il piedino, poi sblocchiamo la leva e poi sganciamo la lama prima nella parte superiore e poi in quella inferiore. Per reinserirla invece, al contrario, iniziamo ad inserire i dentini prima nella parte inferiore e poi in quella superiore. Blocchiamo la lama girando la leva e a questo punto possiamo riabbassare il piedino e cominciare a tagliare. Grazie a tutti, spero che questo video vi sia piaciuto. E continuate a seguire anche i prossimi, nei quali vi spiegherò più nel dettaglio come utilizzare il Dremel Motosaw, con anche degli esempi pratici di lavori che ho fatto, e vi mostrerò anche tutti gli altri attrezzi Dremel che uso. Se visitate Briciole Puntini troverete poi tutta una serie di idee che ho già realizzato con questi attrezzi e trovate per ognuno i tutorial e i cartamodelli che potete scaricare e stampare. Ciao!